Buonasera a tutti, siamo tornati per una seconda serata, per la seconda serata del Conca Music Fest. Io sono davanti al murales del Pocio per introdurvi quella che è la seconda serata. Stasera non partiamo dalla zona ristorante, non partiamo dai membri del Terzo Millennio, che sono l'associazione che organizza, come già vi ho detto più e più volte, il Conca Music Fest, ma partiamo da quella che è la seconda parte, il post serata, come chi già ieri sera è potuto venire ha visto, del Conca, ovvero la musica. E infatti partiamo con quello che è l'artista di punta, diciamolo, della serata, che è Federico Cimini, in arte Cimini, che sicuramente già molti di voi conosceranno. Allora, buonasera Federico. Ciao ragazzi, intanto è una fortuna che mi beccate qui per caso. Per caso? Cioè, io stavo qui a vedere un po' com'è la situazione a Montepulciano. Eri qui a vedere, stavo per andare dietro. E infatti è una fortuna trovarti qui. Allora Federico, un po' di domande giusto per farti conoscere da chi stasera ti verrà a sentire. Dunque, tu hai definito in molte delle tue interviste il rapporto con la musica come una storia d'amore. Perché l'hai definito così? Ma perché... forse perché ero ubriaco quando... Ok. No, però in realtà è un po' così perché... come in tutte le storie d'amore si fa pace, si litiga, si sta bene, si sta male, si vivono le giornate, si vive la quotidianità. E quindi è questa la musica, vedi? Adesso dico basta di musica, adesso ti abbasserà perché abbiamo fatto la pace, hai visto? E quindi no, perché c'è bisogno di... è il rapporto che ho io con me stesso, per me, la musica. E questa è la storia d'amore. Però poi a un certo punto è andata male, questo rapporto si è un po'... ha avuto dei problemini. Ma allora, in realtà non è andata male, non è mai andata male, devo essere sincero. È stato sempre un percorso in crescita. Lei si riferisce a quando... Lo dice lui, non lo dico io. A quando nel 2015, dopo aver fatto un disco, quando ancora mi chiamavo col mio vero nome, che è Federico Cimini, poi ho scelto il nome d'arte Cimini, che è il mio cognome, sì. Quindi è il cognome d'arte. Se c'è chi vuole il nome d'arte, io il cognome d'arte. quando a un certo punto ho deciso di abbandonare la musica, però la verità non è che andava male, è che non mi divertivo più. Non mi divertivo più con le persone che mi stavano intorno e col contesto in cui... determinate persone volevano farmi stare, un certo contesto musicale, che a me sembrava semplicemente molto finto. In realtà ho deciso di lasciare la musica nel momento in cui le cose mi andavano paradossalmente meglio, cioè la gente iniziava a conoscermi, ero molto meno rispetto a tutto quello che sta succedendo da un anno a questa parte, però... E cosa hai fatto in quel momento di pausa? Ma ho fatto la cosa più naturale che mi veniva, mi sono chiuso in camera, ho comprato un pianoforte a muro elettrico e ho iniziato a scrivere canzoni al piano perché non l'avevo mai fatto, e pensando e sperando che queste canzoni non uscissero mai dalla mia cameretta, e poi in realtà sono uscite. È tornato, è tornato con il cognome d'arte. Sì. Allora, ma visto che tu vieni da Bologna e sei in un contesto molto più piccolo e molto diverso da quello da cui vieni, cosa ti aspetti da questa serata? Hai già partecipato ad altri festival o questa è la prima esperienza? Sicuramente non è la prima esperienza, però sarà un'esperienza molto diversa. Ma in realtà abbiamo girato in un anno e mezzo, abbiamo girato tutta Italia, qui saremo alla 90esima data, una roba del genere, quindi siamo abituati a divertirci. Hai ragione quando dici che è un contesto diverso, però per me, per noi, anzi tutto il gruppo, così è un contesto sempre diverso, soprattutto d'estate, soprattutto quando non ti trovi nei club, ma anche a livello quasi campanilista, cioè ogni città ha qualcosa da dire, ogni pubblico è sempre diverso. Io amo la Toscana, poi non vengo da Bologna ma sono calabrese perché sono della provincia, sì, di Cosenza. E poi c'è mio zio che vive qua vicino, però secondo me stasera non viene. Dove vive? A Poggibonsi. Ah. Vabbè, però non verrà? No, sì. No, non penso. Non penso. Allora, quali sono i prossimi appuntamenti per poterti seguire in giro? C'è un tour che non è molto lungo quest'estate perché abbiamo fatto davvero, abbiamo girato 6-7 volte in Italia. E suoneremo a Roma domani, adesso siamo in diretta, vero? Sì, puoi suoneremo dirlo, puoi a dirlo. Roma domani, quindi tutti i ragazzi di Roma che ci stanno guardando, venite domani, so che siete in tanti. Quanta gente si sta guardando? 7.253 persone, di cui 500 sono romani. E domani siamo a Roma, poi torneremo in Toscana il 3 luglio a Firenze. L'ho detto giusto perché so che c'è della rivalità bellissima, così, quindi sicuramente sarà più bella Firenze di stasera, o viceversa, chi lo sa. Voi cosa ne pensate?
facciamo un televoto, sì. Adesso voi commentate o mandandomi a quel paese o ha vinto Firenze, già, uno ha scritto Firenze. E poi boh, facciamo altri concerti in giro che adesso non ricordo. Vabbè, non se li ricorda, però seguitelo perché sicuramente potete andarlo a vedere. Allora Federico, come si dice nel mondo dello spettacolo, merda, merda, merda questa sera, però a teatro si dice anche in un altro modo, rompetevi una gamba, che okay, porta sempre fortuna. Io ero rimasto sempre che merda, merda, merda veniva dal teatro. Sì, e anche rompetevi una gamba. Ok, io spero di non rompermi una gamba, però... Noi continuiamo, saluta i tuoi telespettatori che ti... telefono spettatori che ti danno a Roma. Ciao ciao, allora noi continuiamo, qui c'è Guido, salutatelo. E ci spostiamo verso quello che è la seconda, sempre che accompagna la musica, la seconda parte della serata al Conca Music Fest, che è la birreria. Ed ecco qui, Franci, lui già lo conoscete perché ha fatto anche la presentazione con noi al Miglio Verde. Prego, prego, venga. Allora, per accompagnare la serata in musica, potete degustare una bellissima birra che, guarda caso, è proprio del Miglio Verde, che è lo sponsor del Conca Music Fest. Guarda caso, a servire la vostra birra c'è proprio Francesco Lazzarini, che voi avete già visto, il mitico logo roico e ansioso, che come vedete ancora non è morto contemporaneamente, dopo la prima serata del Conca Music Fest. Ecco, raccontaci di ieri sera, com'è andata? Serata molto bene e abbiamo avvicinati questo al microfono e abbiamo venduto molta molta birra, e anche perché poi c'era anche un sacco di gente, e quindi insomma speriamo stasera di replicare ancora di più e niente. Quanto era scatenata la gente ieri sera, quanto hanno bevuto? Abbastanza nella norma per essere giovedì, insomma. Ecco. Giovedì è stata molto easy, più tranquilla, stasera ci aspettiamo un pochino più di bolgia. E mi raccomando, noi vi ricordiamo che o si beve o si guida. Certo, ovviamente, non bevete se guidate. No, guardate chi c'è di là perché noi siamo proprio circondati. Allora, salutiamo la birreria e ci spostiamo invece nella zona, guardate come arriviamo, si nascondono, nella zona bar. Buonasera ragazzi, siamo in diretta. Allora, ci volete raccontare come è andata ieri sera la prima serata del Conca? Ma guarda, in verità non aspettavamo così tanta gente, in fin dei conti. Però, ecco, la serata è stata parecchio movimentata, abbiamo venduto un sacco, i gruppi hanno spaccato, quindi non potevamo chiedere di meglio noi a questo punto. Aspettative per stasera? Io stasera mi aspetto anche meglio, diciamo. Però vedremo com'è. Vediamo com'è, se garba tipologia di musica, ma penso proprio di sì. Stasera si spacca. Ok, continuiamo, venite con me. Loro ci seguono contemporaneamente. E andiamo verso il questo che è il bar, il prolungamento. Vabbè, la paninoteca. Allora ci spostiamo verso la paninoteca, che poi è sempre lo stesso posto. Quali panini ci sono offre il Conca Music Fest? Facciamo hot dog, hamburger, focaccine e piadine ripiene con crudo, cotto, varie cose, insomma, formaggio. Come è andata la prima serata di Conca Music Fest? È stata una bella serata, per essere giovedì è stata una delle migliori serate da quando facciamo la festa. Speriamo questa sera che migliori, arrivi più gente. Allora, quindi l'ultimo avviso ve lo faccio qui, dal bar, con dietro tutte le persone che stanno già arrivando. Mi raccomando, se siete ancora indecisi, venite al Conca Music Fest. Come vedete c'è già la fila alla cassa e noi andiamo proprio verso la cassa, dove non ci calcolerà nessuno perché sono impegnati. Eccoci! Allora, aspettative per la seconda serata del Conca? Speriamo vada meglio di ieri sera. Ieri sera però non è andata male. No, assolutamente, però si spera sempre meglio. Quindi da me e Guido a questo punto, perché lui fa il disturbatore, vi diamo l'ultimo avviso per, se ancora siete indecisi o non lo state facendo, venire al Conca Music Fest, perché stasera c'è la serata indie, c'è tanta birra, tanto alcol, tanta musica, tanto divertimento. E poi vi ricordiamo che il Conca Music Fest offre anche il servizio ristorante per venire prima a cenare e poi ascoltare della buona musica. Quindi da me, Marta, è tutto. Ci vediamo domani. Ciao!